Ciao bellissimi! Oggi sono qui per farvi un video molto molto semplice e carino per il semplice fatto che domani tornerò a Genova e dopodomani andrò in montagna per qualche giorno, solo che in montagna non ho il wifi e quindi, visto che mi sono ridotta all'ultimo causa impegni a fare video della prossima settimana e sapete che io le cose fatte bene, fatte di fretta, non riesco a farle, preferisco portarvi due video carini e semplici e tenere i video molto più belli e complessi per la prossima settimana. Se mi vedete sfatta è perché lo sono, ho fatto una settimana stancantissima in università e proprio di università si parlerà oggi. Infatti vi farò vedere cosa c'è nella mia borsa universitaria come studentessa di design. Questo ormai vi esce dalle orecchie, è un Kanken Plum con la tasca per il computer da 13 pollici e vi lascio il link qua sotto ad Amazon e al sito dove l'ho comprato io. È una manna dal cielo, a parte che non l'ho pulito per fare questo video, però vabbè, è vissuto. Lui è il mio compagno di avventure, lo porto con me tutti i giorni, tutto il giorno, lo riempio di pesi eppure resiste ed è stracomodo, cioè pure se è pesantissimo una volta messo in spalla non lo senti proprio, lo amo profondamente. Partiamo dalla tasca più stupida, che è questa qua sul davanti, dove ho una quantità indecente di burri cacao, perché alcuni stanno finendo, alcuni no, e bla 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 bla, insomma, sempre meglio avere un burro cacao in più. Poi la mucchina, che non so perché si è consumata talmente tanto che non ha neanche più le scritte sull'etichetta. Banalità allucinante, le chiavi di casa. E per ultimo degli elastici, che non si sa mai quando te ne serve uno, infatti ne ho anche uno al polso. E vedo qualche monetina, ma poi la vado a recuperare dopo. Ora facciamo la tasca del computer, che non... cioè chissà cosa conterrà mai la tasca del computer. Oh, il MacBook! Come sempre vi lascio il link d'acquisto sia della cover che del computer su Amazon, che è dove li ho acquistati io. Così trovate anche tutte le specifiche del mio MacBook, che è un Pro ovviamente, nel link in descrizione. O se non esiste più ve le scrivo io. Tra l'altro questa tasca qua è ovviamente imbottita, così anche se ha la cover il computer prende meno botte possibili, perché... Tra l'altro queste tasche qua si aprono tipo a un livello imbarazzante, cosa che mi ha fatto cadere più volte gli oggetti non volendo. Allora, prima cosa che vediamo è un libro. Io ho sempre il mio libro in lettura nello zaino, perché nei tempi morti me lo leggo, magari sui mezzi, oddio, magari quando aspetto qualcuno, non si sa mai quando si ha un momento vuoto, quindi lo porto sempre dietro. Questo qua in particolare è un po' ingombrante, però questo zaino qua è ampissimo, quindi anche se non sembra ci sta un sacco di roba. La seconda cosa che vedo è il mio portafoglio, che sta esplodendo, ma non per i soldi bensì per le tessere. Seconda cosa, oddio, è la borraccia. L'ho preso su Amazon anche questa un po' di tempo fa, vi lascio il link se esiste ancora. E la uso perché la trovo molto più comoda, la borraccia di comprarsi sempre a bottiglietta d'acqua, anche se ogni tanto lo faccio perché la finisco. Però questa non sta nelle tasche laterali del Kanken, mentre la bottiglietta d'acqua sì, quindi mi sa che andrò da Tiger per comprarne anche una un po' più piccola. Altra cosa che vedo è il caricabatterie del MacBook. Ma dai, no, ma chissà cosa serve. Allora, qua facciamo quaderni. Allora, un quadernino di solito ce l'ho sempre, o almeno provo ad averlo, e questi due qua sono per due utilizzi diversi. Uno è la Moleskine, che utilizzo per i miei schizzi personali, cioè proprio per gli schizzi di progetto, che ultimamente la sto usando meno perché appunto ho meno progetti fisici da creare e molto più cose pratiche, veloci, che non hanno bisogno di un grandissimo procedimento grafico, quindi al momento è un attimo da parte. Comunque è la Moleskine Dotted, cioè che all'interno c'è i puntini per aiutarti meglio se hai bisogno di loghi, di fare bozze di loghi, ti aiuta a essere un po' più preciso, ma in generale per qualunque disegno ti aiuta a essere più preciso. Mentre il secondo è quello che mi porto sempre dietro perché è leggerissimo ed è quello della Nava, che ci hanno dato al giorno della presentazione del corso, e devo dire che è strafigo, cioè è uno di quei gadget che a me piace tanto tanto. Non si sa mai che bisogna fare due o tre schizzi a caso. Una menzogna è questo quaderno qua con questi set di evidenziatori qui, che in realtà più che evidenziatori sono dei pennarelli, sono i, li conoscerete tutti, sono ovunque sull'internet, i Zebra Mild Liner. Sono praticamente dei pennarelli evidenziatori con dei colori pastello, comunque con dei toni con poca saturazione, comunque con dei colori poco saturati, e sono molto molto belli. Io li ho appena comprati su Amazon e li sto provando appunto per prendere appunti. E questo quaderno qua in realtà non viene quasi mai con me, perché è il quaderno su cui
Poi riscrivo gli appunti una volta presi sul MacBook. Infatti vi ho fatto un video su come, su che programma prendo appunti sul MacBook, ve lo lascio qua in descrizione. E qua, come vedete, faccio gli appunti in bella. Proprio quando studio io mi riscrivo tutto da capo, perché scrivere a mano mi aiuta a ricordare meglio. Ma queste due cose, cioè queste tre cose qua, di solito segnatori e quaderno grande rimangono a casa di solito, e li utilizzo a casa. Cosa importantissima sono i cerotti, soprattutto perché io ho le caviglie debolissime, quasi qualunque scarpa me le apre completamente, quindi tento di placare il sangue con i cerotti. Altra cosa che ho qua dentro è il caricabatterie portatile del telefono, perché il telefono mi si scarica troppo velocemente e mi serve tutto il giorno, perché mi serve per capire dove devo andare. A Milano ogni volta che devo muovermi metto il posto, le indicazioni, lui mi dice con quale mezzo devo arrivarci, quante fermate devo fare, quindi il telefono deve essere sempre carico. A proposito di telefono, eccolo qui, è sempre il mio telefonino carino e bellino, ma la cosa più importante è che all'interno della cover ho messo la mia tessera di abbonamento ATM, perché a Milano serve tirarla fuori spessissimo, soprattutto quando prendi la metro devi averla portata di mano sia all'entrata che all'uscita. Ed è una cosa scomodissima, perché non è come a Londra che attraverso il portafogli lo scanner te lo prende, ma devi proprio effettivamente prendere la carta e passarcela sopra. Quindi non so mai dove metterla, perché nel portafoglio è scomodo andarla a prendere, togliere, prendere, togliere. Nel telefono è comunque scomodo, ma è un'alternativa più veloce, anche perché lo ho sempre in mano alla fine. Quindi una delle ultime cose è l'astuccio, questo invece viene sempre con me, è un astuccio che ho preso da Stradivarius per una cifra irrisoria, e all'interno abbiamo penne, matite, gomme, bla bla bla. Ma due cose di vitale importanza sono queste: l'adattatore per chiavetta e schedina della macchina fotografica per il MacBook, perché se non lo sapete quest'ultimo modello di MacBook ha bisogno degli adattatori, sì. E poi la chiavetta da tantissimi giga, perché bisogna scambiarsi i file, se non si ha il drop la utilizzavo di più alla vecchia università, perché quasi tutti avevamo un PC, ma con il drop un po' si è tolto il problema, però la chiavetta serve sempre. Fazzoletti! A Milano sto sempre male, quindi ha senso. Ovviamente c'è una quantità di scontrini indecente. Ah, ecco dove era finita la matita. Ma va, l'ho ritrovata. Ultima cosa è l'ombrello, che a Milano da quando sono qua non ha mai piovuto, e dicono che sia un gran brutto segno per l'inquinamento. Ma insomma, l'altra volta davi segni di pioggia e mi sa che mi è rimasto l'ombrello nello zaino. Ecco perché pesava così tanto. Direi che il video è finito, spero che vi sia piaciuto, spero che vi possa essere utile o che vi sia interessato sapere cosa c'è nella borsa di una studentessa di design della comunicazione. Se è così vi lasciate un commentino, mi piace, iscrivetevi se non siete iscritti, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao bellissimi! Ciao bellissimi! Oggi sono qui per farvi un video molto molto semplice e carino, per il semplice fatto che domani tornerò a Genova e dopodomani andrò in montagna per qualche giorno, solo che in montagna non ho il wifi, e quindi visto che mi sono ridotta all'ultimo causa impegni a fare video della prossima settimana, e sapete che io le cose fatte bene, fatte di fretta, non riesco a farle, preferisco portarvi due video carini e semplici e tenere i video molto più belli e complessi per la prossima settimana. Se mi vedete sfatta è perché lo sono, ho fatto una settimana stancantissima in università e proprio di università si parlerà oggi. Infatti vi farò vedere cosa c'è nella mia borsa universitaria come studentessa di design. Questo ormai vi esce dalle orecchie, è un Kangen Plum con la tasca per il computer da 13 pollici, e vi lascio il link qua sotto ad Amazon e al sito dove l'ho comprato io. È una manna dal cielo, a parte che non l'ho pulito per fare questo video, però vabbè, è vissuto. Lui è il mio compagno di avventure, lo porto con me tutti i giorni, tutto il giorno, lo riempo di pesi, eppure resiste ed è stracomodo, cioè pure se è pesantissimo una volta messo in spalla non lo senti proprio, lo amo profondamente. Partiamo dalla tasca più stupida, che è questa qua sul davanti, dove ho una quantità indecente di burri cacao, perché alcuni stanno finendo, alcuni no, e bla 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 bla, insomma, sempre meglio avere un burro cacao in più. Poi la mucchina, che non so perché si è consumata talmente tanto che non ha neanche più le scritte sull'etichetta. Banalità allucinante, le chiavi di casa. E per ultimo, ciao bellissimi!
Oggi sono qui per farvi un video molto molto semplice e carino per il semplice fatto che domani tornerò a Genova e dopodomani andrò in montagna per qualche giorno, solo che in montagna non ho il wifi e quindi visto che mi sono ridotta all'ultimo causa impegni a fare i video della prossima settimana e sapete che io le cose fatte bene, fatte di fretta non riesco a farle, preferisco portarvi due video carini e semplici e tenere i video molto più belli e complessi per la prossima settimana. Se mi vedete sfatta è perché lo sono, ho fatto una settimana stancantissima in università e proprio di università si parlerà oggi. Infatti vi farò vedere cosa